Risposta all'autopsia per madre e figlia trovate morte in un appartamento di Chioggia. Proseguono le indagini della polizia su una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità. Madre e figlia avevano rifiutato l'aiuto del comune. Dal 2017 il loro caso era stato più volte sottoposto all'attenzione dei servizi sociali. Parla il sindaco Mauro Almenao. Lustre vara il piano anticode, 22 nuovi centri tampone si aggiungono agli 11 esistenti per ridurre le attese e venire incontro al forte aumento di domanda. Croupier del casinò municipale di Venezia fermato a Canoghera con 28.000 euro in fiche in tasca. In passato era stato delegato sindacale e consigliere comunale. Lotta al precariato e l'evasione fiscale. Da Messa il segretario generale nazionale della CGIL Maurizio Landini indica al governo le priorità del sindacato. Nuovo sciopero dei trasporti, oggi dalle 10 alle 14 si è fermato il 64% dei lavoratori del settore automobilistico, nella navigazione adesioni al 46%. Ci vogliono 50 milioni di euro per salvare la Basilica di San Marco. Il primo procuratore Tesserin lancia un nuovo appello. I lavori sono fermi da novembre. Buonasera e bentornati in diretta. Questa è l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Oggi apriamo con la cronaca nera e andiamo a Chioggia. Aperte le indagini della polizia dopo il tragico ritrovamento di madre e figlia in un appartamento della città. Sconvolta l'intera comunità. Ieri avete dato l'allarme? Sì, signora al terzo piano, ci siamo messi d'accordo tutti e abbiamo dato l'allarme. Questo perché? Perché era 2 o 3 giorni che non aprivano la porta, 3 o 4. Nonostante i vicini di casa abbiano lanciato l'allarme, per madre e figlia non c'era più nulla da fare. Nadia Vianello, di 89 anni, e Barbara Voltolina, di 50 anni, erano decedute già da alcuni giorni, forse da una settimana o anche più. Ieri attorno alle 14.30 la macabra scoperta, quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta del condominio in via Isola Saloni, assieme alle forze dell'ordine e agli uomini del SUEM 118, hanno rinvenuto il corpo di Barbara riverso sul pavimento. La madre Nadia invece è stata ritrovata nel suo letto. Mi dispiace tanto perché erano due ragazze fantastiche. La signora non si muoveva dal letto da molto tempo? Era un po' malata, aveva male in una gamba, non si muoveva, ecco. E la ragazza gli faceva compagnia. Anche questa mattina le indagini della polizia scientifica e dei medici legali non hanno avuto sosta. Insieme dovranno fare chiarezza su questa duplice morte. Nei corpi non risultano esserci segni di violenza, porte e finestre non sono state forzate. I vigili del fuoco escludono l'intossicazione da monossido di carbonio a causa di un malfunzionamento della caldaia. Da una prima ricostruzione sembra che la cinquantenne Barbara si sia sentita male, sia caduta e abbia violentemente battuto la testa perdendo la vita, mentre la madre sia morta successivamente di stenti. È un'ipotesi, solo l'autopsia disposta dal pubblico ministero potrà riuscire a far luce sulla causa della loro morte. Le due donne vivevano nel più stretto riservo, non avevano rapporti con il vicinato né con i condomini. La figlia usciva di rado per fare la spesa. Un po' chiusa, sì, quello sì. Però non si poteva fare altrimenti perché non riusciva mai a accettare le cose che dicevamo, che aiutavamo, che tante cose. Le due donne vivevano solo con la pensione dell'anziana madre, avevano rifiutato ogni tipo di aiuto da parte del comune. Queste le parole del sindaco. Ovviamente sono notizie che scuotono, ecco, la nostra città. Io adesso farò delle verifiche chiaramente con i servizi comunali, con i servizi sociali. Non conoscevo queste due signore, almeno così dai nomi mi sembra di non conoscerle, però sembra quasi che sia
una situazione anche di solitudine, ecco. Poi io non voglio entrare nel merito, chiaramente io esprimo le condoglianze alla famiglia, ai familiari. Sconcerto e incredulità a Chioggia per la morte di Nadia e Barbara, una morte difficile da capire perché da tempo il disagio sociale della famiglia in questione è stato più volte sottoposto all'attenzione dei servizi sociali a partire dal 2017, anche grazie a segnalazioni anonime. A confermarlo anche l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangona. Madre e figlia però avevano rifiutato ogni aiuto. L'unico sostentamento era la pensione dell'anziana 89enne, visto che Barbara non lavorava da diverso tempo. Per il sindaco avvenimenti di questa portata non dovrebbero mai accadere. Io invito sempre tutti i cittadini che, qualora ci siano delle problematiche familiari, di rivolgersi comunque ai servizi sociali, perché le situazioni devono essere a conoscenza tanto più dell'amministrazione comunale, ma comunque dei servizi sociali che lavorano proprio per risolvere delle problematiche che possono iniziare all'interno di ogni famiglia. Familiari e conoscenti, anche i vicini di casa, sono chiamati ad intervenire in situazioni di famiglie o di persone in difficoltà di cui sono a conoscenza. I servizi sociali del comune si erano anche attivati? Ovviamente allertati, i servizi sociali si attivano per capire quali sono le problematiche e poi per intervenire nel migliore dei modi, insomma. Però sembra che qualche difficoltà di dialogo tra servizi sociali e la famiglia ci sia stato, ecco. Quindi andremo a fare comunque verificare queste situazioni, che sono comunque spiacevoli, ecco, che rattristano la nostra città e la nostra comunità. Torniamo a parlare di Covid. L'ULS 3 vara il piano anticode, pronti 22 nuovi centri tampone. Mai più code infinite per il tampone. L'ULS 3 Serenissima ha presentato il piano di riorganizzazione e potenziamento dei punti tampone, affiancando all'attività delle strutture pubbliche nuovi centri con il supporto dei privati, all'insegna di un decentramento territoriale che tenga conto delle caratteristiche del territorio, a partire da Venezia. Con l'autorità portuale abbiamo identificato un locale che attualmente purtroppo è in disuso, perché era il luogo dove venivano fatti i check-in sulle grandi navi nella zona delle Zattere, e lì, essendo vuoto, però le caratteristiche ci sono, andremo a fare i tamponi. È vicino alla zona dove oggi li stiamo facendo, cioè Giustinian, e quindi ci sono delle linee di vaporetti che portano lì a tonnare. Il terminal della stazione marittima si candida ad essere sul fronte tamponi una sorta di corrispettivo del Palexpo di Marghera in Laguna, affiancato dal Fatebene Fratelli e dai punti dell'ULS a Piazzale Roma in Piazza San Marco. 3 punti tamponi anche a Lido e uno a Pellestrina. Novità anche a Mestre, con 9 nuovi centri da Villa Salus al Policlinico San Marco per decongestionare Piazzale Giustinian. Oggi abbiamo messo a fianco al Giustinian una serie di altri luoghi, abbiamo decentrato la possibilità di fare il tampone sulla realtà di Mestre, e questo vediamo nei prossimi giorni che risultato dà. Se dovesse succedere che i risultati non ci sono, troveremo altre soluzioni sulle quali stiamo già lavorando. In tutti i nuovi punti tampone si accederà solo su prenotazione. Nei vecchi ci sarà ancora una settimana di assestamento in cui sarà possibile presentarsi senza prenotazione. L'ultimo bollettino dell'ULS 3 Serenissima intanto segna 2.000 positivi su 15.000 tamponi, ma l'ospedalizzazione resta bassa grazie alla campagna vaccinale. Anche ieri abbiamo fatto oltre 7.000 vaccini, oltre 200 bambini. Noi stiamo viaggiando per quanto riguarda la fascia più bassa, quindi 5-11 anni, stiamo viaggiando sull'ordine del 27% della popolazione vaccinata o prenotata. Cambiamo pagina, andiamo al casinò municipale di Venezia. Un croupier in servizio è stato fermato con 28.000 euro di fish in tasca. Mi si è spento il cervello, ho visto come mille altre volte quelle fish sul tavolo e mi ha colto un momento di follia. Così ne ho preso una manciata, cosa che non mi era mai capitata prima. So di aver sbagliato e perderò il posto di lavoro, come è giusto che sia. Così Enrico Gianolla, senza troppi giri di parole, croupier di 52 anni, dipendente del Casinò Municipale di Venezia e anche delegato della CISL, in passato dal 2010 al 2015 giunta Orsoni, consigliere comunale, ha commentato il suo raptus di follia.
Giovedì sera verso le 23.30 a Canoghera era in servizio ed è stato ripreso tra i tavoli verdi dalle telecamere mentre con un repentino gesto si metteva in tasca una manciata di fish. Sul posto, interpellata dal servizio ispettivo interno, è arrivata così una pattuglia dei volanti della Polizia di Stato. Le fish, come hanno accertato gli agenti, erano del valore di 1.000 euro ciascuna per un importo complessivo di circa 28.000 euro. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto e anche l'azienda ha ora 90 giorni di tempo per presentare una sua denuncia. Il dipendente rischia la perdita del posto di lavoro e anche un processo penale. E il mondo dello sport è in apprensione per le gravi condizioni della leggenda del rally Sandro Munari, storico campione di Cavarzere, 81 anni. Munari è infatti ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Nel 2020 era guarito dal Covid. A comunicare la notizia del suo ricovero è la moglie Flavia. Sandro è ricoverato da ieri in ospedale. In un messaggio su Facebook è piuttosto grave, non posso stare con lui neppure un minuto e questo mi uccide, non l'ho mai lasciato, è solo ormai da almeno 2 mesi, non posso pensarlo addolorato e confuso senza nessuno che gli tenga la mano e nessuno che gli accarezzi la fronte, vi chiedo una preghiera per lui affinché possa tornare almeno ancora per poco a casa. E lotta al lavoro precario e all'evasione fiscale, a Messe per l'assemblea organizzativa della CGIL Veneta, il segretario nazionale Maurizio Landini indica al governo le priorità del sindacato. Se la ripresa dell'attività nel nostro paese, che tutti auspichiamo e non è ancora sufficiente, ce ne vuole dell'altra, crea ulteriore lavoro precario, non va bene. Non può esserci ripresa senza la garanzia di un lavoro stabile, sicuro e dignitoso. A Mestre, per l'assemblea organizzativa della CGIL del Veneto, il segretario generale nazionale Maurizio Landini sottolinea che l'85% dei nuovi rapporti di lavoro di quest'ultimo periodo sono precari, con una durata che non arriva a qualche mese. La nostra proposta è cancellare forme di lavoro assurde, il lavoro chiamata, il lavoro intermittente, le false partite IVA, le inventazioni di collaborazione. Ci sono una serie di forme di lavoro che secondo noi vanno cancellate e poi bisognerebbe fare un provvedimento in cui si stabilisce che c'è una forma di accesso al lavoro che è fondata sulla formazione delle persone e che punta alla stabilità del mondo del lavoro. La CGIL non ha preconcetti sul governo, aggiunge Landini, ma il compito di giudicarlo atto per atto nello specifico. L'accordo che ha portato al rinnovo del contratto nel pubblico impiego, ad esempio, va bene. La riforma del fisco assolutamente no. Noi abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale ogni anno e su questo non si è discusso e non c'è alcun elemento che rafforzi la battaglia contro l'evasione fiscale se non delle parole. Dall'altra parte, quella riforma tutela i redditi medio-alti. E noi siamo un paese dove purtroppo l'85% dei lavoratori dipendenti e l'87% dei pensionati non arriva a 35.000 euro di reddito, mentre i vantaggi ce li hai da 40, 50, 60, 80.000 di reddito in su. Landini segue con attenzione la vicenda della Speed Line di Santa Maria di Sala, ma allarga il campo a quella che dovrebbe essere una politica di più ampio raggio. Le delocalizzazioni non si combattono caso per caso, serve una politica industriale di questo paese che sia in grado di costruire anche quelle nuove filiere produttive, che significa fare qui anche le nuove produzioni che dovranno essere realizzate per i nuovi modelli di auto, di mobilità. Mattinata di pesanti disagi nei trasporti a Venezia e provincia a causa dello sciopero indetto a livello nazionale. Ancora una giornata di passione, quella di oggi, sul fronte del trasporto pubblico locale a Venezia e provincia. I disagi maggiori si sono registrati in centro storico nel capoluogo lagunare a Venezia, dove la tensione al lavoro del personale a CTV è iniziata alle ore 10 fino alle 14. Lo sciopero ha fatto registrare un'adesione importante. Nel settore automobilistico si è fermato il 63,9% dei lavoratori, mentre nella navigazione ci si è assestati al 46,6% del personale in servizio. Complessivamente dunque l'adesione allo sciopero in CTV è stata di poco superiore al 55%. In pratica ha incrociato le braccia in media un lavoratore su due.
Oggi è stato proclamato uno sciopero di 4 ore a livello nazionale con varie modalità di orario, con varie fasce d'orario da provincia a provincia per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale ormai scaduto da ben 4 anni. E per quanto riguarda la provincia di Venezia, naturalmente l'aspettativa di adesione è altissima perché comunque rimane forte la pressione per quanto riguarda l'avvertenza di ACTV, anche se questo sciopero non ha nulla a che fare con questa motivazione. I disagi maggiori, nonostante la percentuale di adesione sia stata più bassa, si sono registrati nella navigazione, dato che per i collegamenti sull'acqua gli utenti non hanno alternative a motoscafi e vaporetti. In crisi soprattutto i collegamenti con le isole, sebbene i servizi minimi siano stati garantiti come previsto per legge. I lavoratori sono spinti all'adesione proprio per questo problema, che speriamo di essere vicini finalmente a una soluzione anche per questa avvertenza, e speriamo che questo sciopero serva soprattutto per l'avvio della procedura del rinnovo del contratto collettivo nazionale. E ora cambiamo pagina. In vigore da oggi il divieto di vendita per gli oggetti di plastica monouso. Addio a stoviglie usa e getta per contrastare l'inquinamento, soprattutto dei mari. Addio alla plastica monouso. Piatti, bicchieri, posate, cannucce, attrezzi da pesca e tanti altri oggetti in plastica usa e getta da oggi sono messi al bando in Italia. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 196 che recepisce la direttiva UE sulle plastiche monouso e, grazie ad un emendamento del senatore Dem Andrea Ferrazzi, approvato all'unanimità, potenzia ulteriormente la direttiva. Siamo il primo paese che non solo da oggi vieta, ma consente tutti i prodotti di plastica, qua vedo anche le cannucce per esempio, che siano però di plastica biodegradabile e compostabile. In questo modo il divieto va nella direzione di una riconversione industriale ecologica. Da una parte vietiamo le cose inquinanti e pericolose, ma dall'altra valorizziamo dal punto di vista dell'utilizzo e dal punto di vista industriale i prodotti all'avanguardia, biocompatibili. E proprio nel settore delle cosiddette plastiche biocompatibili, il nostro paese è leader in Europa. Da oggi abbiamo vietato le plastiche, sono quelle pericolose, e abbiamo spinto tutte le plastiche che sono invece quelle compatibili con l'ambiente, valorizzando il filone e i posti di lavoro e la transizione energetica del nostro paese. Il primo procuratore di San Marco Calarberto Tesserin è preoccupato, presente il conto dei lavori che dovranno essere fatti per la Basilica appunto di San Marco il più rapidamente possibile. Ci vogliono 50 milioni di euro. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, è preoccupato per la Basilica di San Marco. Il cantiere, che deve costruire le barriere mobili provvisorie a tutela dell'acqua alta in cattedrale, è fermo da novembre. Tesserin però non nasconde una speranza. I cantieri sono rimasti immutati, pronti per lavorare, perché stavano lavorando. Quindi se arrivano i personali addetti, aprono i cancelli e possono cominciare a lavorare. Voglio dire, oggi che nella giornata di sole arrivasse la squadra di 5 persone loro e cominciano a lavorare, potrebbero lavorare subito, voglio dire. Ma ragionevolmente sì. Ma io mi auguro che la prossima settimana sia la settimana che si riparte con buona lena, con personaggi che sanno perfettamente quello che devono fare, perché le ditte sono espertissime. Per la tutela della Basilica saranno poi necessari, secondo i conteggi della Procuratoria, distribuiti in alcuni anni, non meno di 50 milioni di euro in investimenti. Ecco com'è. Noi consumiamo, se si può usare questa brutta espressione, non meno di 3 milioni l'anno. Questo anche prima, voglio dire, no? Adesso noi ci rendiamo conto che i danni che si stanno accumulando creano dei percorsi che non faremo in un anno. Quando noi diciamo dovremmo fare i lavori per 50 milioni, vuol dire che programmiamo
di dover spendere 50 milioni ma nell'arco di alcuni anni. È assolutamente urgentissimo provvedere a finire le opere che sono state iniziate, che sono state bloccate, che sono ferme lì, che rovinano tutta la piazza di San Marco, perché non è un bel vedere che attorno alla Basilica ci siano tutti i cantieri abbandonati lì e che non si inizia il lavoro da fare, in maniera almeno di sapere che siamo in grado prima di Pasqua di chiudere questi lavori. L'associazione Fenice di Porto Gruaro dal 2006 lotta contro i disturbi alimentari dei più giovani e la raccolta fondi di Natale del gruppo Despar dona loro 72.000 euro. È un assegno staccato grazie al contributo di 71.000 scontrini, quello destinato all'associazione Fenice che dal 2006 lotta a fianco delle famiglie con una figlia o un figlio affetti da disturbi alimentari. Il consumatore, che ringraziamo, e soprattutto anche i colleghi dei punti vendita, cercavano di arrotondare lo scontrino e quindi di poter donare e lasciare un contributo a questa associazione. Gli oltre 72.000 euro raccolti andranno a sostenere le attività dell'associazione con sede a Porto Gruaro, dove è operativo il servizio dell'ULS 4 Veneto Orientale, riferimento regionale per i disturbi alimentari. Purtroppo a causa del Covid si è notato un aumento non a livello solo regionale ma anche nazionale del 30% dell'esordio di questa malattia, che tra l'altro l'esordio sta diminuendo come età, abbiamo anche ragazzini di 8-10 anni. E quindi adesso bisogna lavorare molto anche soprattutto sull'aiuto e anche sulla prevenzione. Incontri a scuola, gruppi di auto mutuo aiuto con le famiglie, con la presenza di uno psicologo e di un genitore dell'associazione Fenice, ma anche una foresteria dove ospitare le famiglie con i figli in cura a Porto Gruaro. Dal 2014 l'associazione lavora in tutta Italia perché anoressia e bulimia, malattie che possono avere un'origine anche genetica, sono in continuo aumento. Genitore prima che presidente, Stefano Bertomoro ci spiega quali sono i primi campanelli d'allarme. Il segnale classico è il perfezionismo, ragazzi che sono perfezionisti, che sono i migliori della classe, che però cominciano a mangiare poco, isolarsi, perdere le amicizie, diventare molto più nervosi e scontrosi e cominciano a sminuzzare il cibo, a eliminare questo, eliminare quello. Parliamo di anoressia ma anche la bulimia, e la bulimia è ancora più diabolica perché si vede meno. Questo è l'ultimo servizio, ora le previsioni meteo. Grazie per essere stati qui con noi. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. L'alta pressione delle Azzorre comanda ancora il tempo sul nostro territorio, contesto stabile e clima un po' più mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 gennaio. Sul Veneto bel tempo con tanto sole ovunque, dunque situazione identica rispetto ai giorni scorsi. Non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Sulla pianura di notte non si escludono delle nebbie, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Temperature con andamento irregolare ma in generale lieve aumento, minime comprese tra meno 1 e 1 grado, massime sui 9-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, lo vedete, il cielo sarà limpido su tutte le province, qualche annuvolamento ma insomma nulla di che. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo asciutto e soleggiato. Anche qui cielo sereno e limpido ovunque. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.